Evitare che nel prossimo fine settimana, l'ultimo prima di Natale, si ripetano gli affollamenti di domenica scorsa. Per questo il prefetto di Torino Claudio Palomba ha riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Abbiamo già concordato di localizzare e intensificare i controlli in alcune zone più critiche dove il flusso ovviamente delle persone è maggiore, soprattutto in alcune fasce orarie, in particolare nella fascia dalle 4:30 alle 7. Il numero di pattuglie saranno concentrate prevalentemente tra via Roma, piazza Castello, via Lagrange, piazza Vittorio. Per domani è già convocata una riunione con le associazioni dei commercianti. Allo studio anche l'ipotesi di nuove pedonalizzazioni. Non ci sono state un numero estremamente elevato di sanzioni, perché fondamentalmente la gente era abbastanza disciplinata. Daremo alcune indicazioni un poco più precise perché si evitino che le code possano in qualche modo ostacolare anche il percorso degli utenti. Stiamo anche mettendo a punto eventuali interventi di viabilità per alcune strade del centro. Spostare la viabilità significa poter usufruire di spazi maggiori nelle strade maggiormente affollate senza la circolazione delle macchine. Tutto in attesa delle nuove disposizioni del governo. Secondo un sondaggio dell'Associazione dei Pubblici Esercizi di Torino, il 95% degli esercenti preferisce alle incertezze una chiusura globale con ristoro totale della perdita del mese di dicembre e anno bianco fiscale per il 2021.